amici di Ricca, questo video è sponsorizzato da Podun Store, il meglio sito per comprare codici online, è sicuro e veloce, con il codice Ricca Bronze avete uno sconto duro, provato anche dal Gabibo, Bibo, sì, mi piace anche il pom pom pom. Ciao Glulai e benvenuti in questo nuovo video, io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua con un nuovo deck troll. Allora, io non so veramente come spiegarvi questo mazzo, perché io ve lo giuro, me lo sono sognato la notte. Dopo il video di Rapidash di Galar, mi sono venuti in mente dei pensieri incredibili, ho detto perché non fondere Rapidash con Weezing? E niente, è uscito fuori Rapidzing. Incredibile! Allora, come funziona questo mazzo? Allora, per chi si fosse perso il video di Rapidash V di Galar, andatevelo a riprendere. Se no, ragazzi, fate caso. Allora, Rapidash di Galar, 2-10 punti vita, il suo attacco bilancio a corno fa sì che io possa scegliere un qualsiasi Pokémon dell'avversario che abbia almeno più di 100 punti vita e portarlo a 100. Quindi, visto che i mazzi spread attualmente non sono molto diffusi perché ci sono Pokémon che hanno 300 di vita, 200 milioni di vita, quindi prima che gli faccio un KO di spread io ho già perso 10 ore fa. Intanto con Rapidash posso andare ad ovviare a questo problema del tempo, perché comunque c'ha 300 di vita, boom, Welder Energia, ti faccio tanti danni quanti servono per farti arrivare a 100. Poi dopo andiamo a correggere il danno in un'altra maniera. Weezing fa 40 danni e 20 danni a tutti i Pokémon che abbiano dei segnalini danno assegnati. Inoltre la sua abilità Trappola Gassosa non di Koga, ogni turno, o meglio fra un turno e un altro vado a mettere un segnalino danno su un Pokémon, su tutti i Pokémon base. Quindi tutti base un danno, spread di 20 su tutti quelli danneggiati, 40 sull'attivo e comunque sono danni. Dopo che io ho danneggiato, comunque posso usare anche Salamence per avere qualcosa di più corposo che non sia Weezing. Volo Radente ci rade proprio i peli del pube, fa 30 danni a tutti i Pokémon del mio avversario. Quindi, tanto Weezing ha dato una botta, Rapidash spero abbia fatto almeno uno, due colpi, Salamence va a fare 30 a tutti. Una volta che io comunque sono arrivato a questo punto che ho fatto tanti danni, se ancora non ho perso, perché ragazzi sto mazzo è, cioè 8 su 8 si fa per dire, fa cacare. Dopo che ho sparso tanti danni, sbam, città polare, Big Brain del Ka, i Pokémon che hanno 40 punti vita o meno, sia miei che del mio avversario, non possono attaccare. Questa è un'arma a doppio taglio, perché magari ci fanno un colpo che non è un KO, città polare me la suco, però ragazzi, possiamo bloccare gli attacchi dell'avversario e una volta che io li ho bloccati magari spargere dei piccoli danni ancora per fare poi un multi KO, per fare 6 premi in un turno, o comunque si può fare. Ragazzi, poi che dire, Cramorant sia per fare Catturbecco e prenderci le carte che ci servono, Colpo Sputo per andare a ittare precisamente quello che mi interessa, Mew per pararsi giustamente da chi ci colpisce come Cramorant, e poi essenzialmente ci sono due doppie, 12 fuoco perché così si fa Welder Energia, Bomba Gigante perché ha lo stesso meccanismo di prima del mazzo di Rapidash fuoco, in questa maniera io porto a 100, se mi attacca mi fa un danno superiore a 180 o pari, l'avversario si becca 100 danni, quindi comunque tanta roba. Guzmayala perché sia per prendermi la doppia, perché prendermi la bomba, ma soprattutto prendermi la stadio, giustamente ne ho messe 4 perché è fondamentale, in genere si, o attualmente si gioca magari un Caos e un'altra stadio, 2-3 stadio comunque si giocano, quindi cercare di andare avanti con città polare secondo me non è male, anche perché abbiamo Marcello che se scartato dalla panca leva la stadio avversaria e quindi possiamo ovviare al problema del Caos. Nel caso mi serva per attaccare, io sono bloccato con la mia stadio perché ho 40 punti vita meno, ho 40 punti vita e non posso attaccare,
Marcello, levo la mia statua, faccio i KO che devo fare e vada come vada. Essenzialmente il mazzo è questo, e c'è poco da spiegare ragazzi, me lo son sognato la notte, Level Ball per prendersi Pokémon con 90 punti vita, Mega Ball, Level Ball per prendersi Pokémon con 90 di vita nel mazzo, quindi abbiamo Mew, Marcello, Koffing e basta, poi le Quick Ball, le Mega Ball, non si sa mai funzionino, e un Evo Aroma giusto per prendersi il Weezing. Ragazzi, proviamolo, non vi assicuro niente, però mi raccomando, un mi piace, lo esigo solo per questa mia pensata malata. Detto questo, andiamoci a trovare un avversario. Primo avversario di oggi, siamo contro Zin. Vieni Zin, vieni. Allora, il nostro amico Zin decide chi lancia la moneta, abbiamo vinto il lancio della moneta, vogliamo iniziare noi... Sì, dobbiamo evolvere, ma possiamo anche iniziare per secondi. Tutto dipende da ciò con cui partiamo. In questa maniera si farebbe cacare. Se abbiamo il culo di partire per secondo, avere magari Rapidash di turno 1 con la Welder e due energie, è il top. Per dire adesso c'è. Adesso c'è, sarebbe stato fortissimo. Però proviamoci, proviamoci. Vediamo che cosa succede. Lui gioca Snorlax. Non so cosa trovarmi contro, quindi possiamo provare a fare così. Buttiamo via Mew, prendiamoci Zacian per pescare, e ok. Poi Velox su Switch, tanto in teoria Rapidash ritira uno, ce lo possiamo permettere, ci prendiamo un bel Koffing da mettere dietro a sicurezza. Non so se assegnare, perché sennò dopo non faccio la Welder, però... assegniamo, tanto si fa Zacian, spero che una energia la troviamo. Una. Non ne chiedevo più di tante, però va bene anche così. Allora, lui dà l'energia cattura, presumo, e che così non si capisce niente. Vediamo che cosa va a benciare. Mette Snorlax V, e questo Snorlax mi fa venire in mente... lo stall che ho portato qualche giorno fa sul canale, lo gioca con Mincino, giustamente, switch su Mincino, su Snorlax, doppio switch, ci piace. Allora, non dovrebbe essere un grande problema buttarlo giù, l'unico vero problema è Demetra. Doppia Welder, io faccio energia su Koffing, Welder da 1 su Rapidash, così posso comunque pescare altre Welder, ragazzi. Questo fa 170, in teoria fa 60 e passa danni. Senti, io nel dubbio uno bilanciacorno in Daviso glielo faccio. Si prende 120, poi se ci riuscisse a iniziare a caricare o comunque a trovare Weezing, non ci farebbe schifo. Lo ha benciato, un altro Snorlax, un altro gattino, energia cattura, si andrà a prendere un altro gattino, infatti ora si inizia a benciare tutti i cincilli là, pesca come un lurido. Il problema è che se mette il VMAX mi tocca rifare Rapidash. Boss su Zacian sicuro? Ok, ok, in qualche maniera dovrò ritirare. Top deck di Switch e si gode, me lo sento, me lo sento. Allora, lui continua a pescare, giustamente, c'ha Snorlax, troverà Switch prima o poi. L'abbiamo trovato noi, l'abbiamo trovato noi. Allora, Salamandramon, vai. Welder da 1 sulla Salamandra, sperando di trovare roba, perfetto, questo sulla Salamandra. Switch su Rapidash, proprio rapido ai volo. Bilancio a corno, sempre su Snorlax, li andiamo a ferire tutti, alle peggio. Ragazzi, si attacca con la Salamandra, si fa 30 a tutti e comunque una botta gli si dà. Purtroppo se non trovo Weezing, adesso Weezing mi è inutile. Lui li ha evoluti tutti, Cristo Dio. Ora troverà anche il VMAX, sta a vedere, eh. Level Ball, altro cincino. Altro gatto della morte. Intanto stavo cercando l'asta del microfono e non l'asta del ca. Allora... lui continua a pescare, comunque fa il suo. Merdable, ecco Snorlax VMAX, sta a vedere. Snorlax normale, ok. Lui ha 2, 4, 6, 7 carte, continua a pescare, probabilmente
Lo trova. A metà mazzo, guarda, il 3 megaball. Cincino, ragazzi, non lo sta trovando il VMAX. Da una parte sono contento, dall'altra, boh, vediamo. Ok, il VMAX c'è. Il VMAX c'è. Passa il turno, perfetto, mi piace. Allora, ho un attimo di paura perché comunque giocherà la tripla, però ci proviamo. Vai. Dopo, casomai, si può mettere anche la bomba gigante. Lui per ora è stato abbastanza fermo, eh. Non so se gioca Switch, avicoltori, perché comunque, boh, Snorlax l'ha messo lì, ma non lo ritira perché in genere uno aspetta il KO. Merda Ball ancora, se andrà a cercare l'altro VMAX, se lo riesce a trovare e a me riesce a fare un altro attacco di Rapidash, non sarebbe per niente male. Lui c'ha 100 di vita, giustamente. Fra un po' lo ha finito in mazzo, è ben celoccato, nel senso. In teoria dovrebbe giocare Munchlax. Forse se lo va a prendere ora. Eccolo lì, Munchlax. Giustamente in un mazzo stalle in questa maniera, se non giochi Munchlax, non giocare. Non giocare. Lo ha scartato. Muy greve. Ce n'ha un altro in mano. Ne ha un altro in mano perché non c'è verso. Se passa il turno, godo. Scarta uno, pesca due. La sintesi di questo video, di questa partita, è scarto 1, pesco 2. Demetra. Si cura tutto. Dov'è il problema adesso? Problemi ce n'è pochi, per il semplice fatto che non voglio dare energia così. Welder da 1. Sì, perché devo pescare. Insomma, la pescata non mi fa trovare ancora quella merda di Weezing. Però questa si dà di qua. Tanto si è bloccato tutto, ok. Che devo fare? Rifare Rapidash. Però gli voglio dare una bella botta di Osì. Top. 2,40. Comunque sì, Demetra c'è. Ma cioè, alla fine, una volta che le ha finite tutte, visto che è ben celoccato, non va molto lontano. Ci avrà 4 triple. Gioca pure ballino sto tizio. Ha quasi finito il mazzo, eh. Non so, magari gioca i retini, ma non li ho ancora visti, quindi presumo che stia cercando switch o avicoltore. Lui c'ha 2 switch buttati, una Demetra. Quindi la stadio. Questa stadio è problematica, però neanche più di tanto. Dovremmo avere Marcello nel mazzo, quindi prima o poi uscirà. Energia tripla, ha trovato lo switch. Ci fa KO Rapidash. Scarta la ball per non prendere niente. Dai, fai sto switch, sennò sei veramente idiota. Mary. Ok, su 6 carte ci sta. Sei convinto di avere lo switch in quelle 6 carte, così lo trovi per forza. Giusto. Dammi una mano buona. Dammi un Weezing, un qualcosa. Un altro Koffing. Switch l'ha trovato. E ok. Quanti damage fa? 210. 210 sono tanti danni. Non fa KO su Salamence, se no con quello dietro che c'ha la benda vitale. Però proviamo. Non ci esce ancora quella merda. È incredibile, signori, incredibile. Io un volo radente glielo faccio. Vediamo che succede. Poke Gear. Guarda come si va a prendere quella lurida di Demetra. Ok. Ok, ci sta. Giusta la mossa. Giusta la mossa. Si cura tutti i Pokémon. C'ha la tripla. Cincino. Scarta ballino. Ho detto ibollino. 3 switch. 2 Mary. 2 Demetra. Non so quanti altri rimescolamenti di mazzo abbia, però boh. Io farei ancora volo radente. Ti regalo 2 premi. Vorrei trovare non so cosa. A questo punto spero di stallarmela. Cioè, se lui pesca 2 adesso ha perso. Se ci attacca, prende 2 premi. Però non ha modo di riprendersi ancora le energie, perché
non ha benciato Manchulax. Quindi una volta che lui ha finito queste energie, quante energie gli è rimaste? Due. Due energie l'ha buttate. Potrebbe averne altre due, giustamente. Una potrebbe essere nei premi. Quindi se ce l'ha, ce l'ha in mano, c'ha due carte nel mazzo. Non penso abbia ancora grandi quantitativi energetici. Forse c'ha un'altra cattura, però... essendo un mazzo sì, potrebbe giocare due... cioè due catture e tre triple, eh. Ci mette Zacian davanti, mette la tripla e non ci fa giustamente KO. Io non so se avrei fatto questa mossa, però questa mi piace. Questa mi piace. Fune della figa. Dimmi con cosa esci, Marilu. Io metto Weezing and you. Ti faccio così, perché così non si sa mai, me lo rimette davanti, non mi dovesse attaccare. Io ho un minimo di ritirata. Allora, quanti KO posso fare? Lui c'ha 40. 40 quegli altri. Purtroppo l'abilità di Weezing non funziona adesso perché sono tutti evoluti, a parte Snorlax. Lui è rimasto con una carta sola. Pesca di Cincino, butta via Api. Ci avrà qualcosa sicuramente per rimischiare. Sbocco amici. Sbocco amici. Ora si rimetterà Demetra sicuro. Demetra, Demetra. Ora, te puoi pescare di Cincino, curarti tutto. Però se scarti uno, peschi due, ti curi, hai comunque perso, perché hai finito il mazzo. Io penso così, probabilmente quitta adesso, magari fa Demetra e se ne accorge. Tripla, attenzione, ci attacca. Non ci fa Demetra. Non ci fa Demetra. Vediamo cosa succede. Deve fare altri tre premi, potrebbe fare boss, vediamo un attimo. Cioè, se fa boss è buon per lui. Io scarto uno. Prendo Marcello. Così, a random. Gli voglio levare anche la statua. Così, a spregio. Ora. Questo coughing lo mettiamo. Questo si fa una bella puzza coi culo. Lo confondiamo. Vediamo che succede. Fa Demetra. Vabbè. Quittato. Ok. Giustamente non avendo più modo di ritirare due Demetra in mano con tre premi. Era leggermente difficile. Leggermente difficile. Secondo avversario di oggi. Siamo contro Pippo. Attenzione, grande Pippo. Allora. Ovviamente... testa. Abbiamo perso il lancio della moneta. Pippo decide, ma che noi iniziamo per primi o per secondi. Ci va bene comunque. Iniziamo per primi. Strano. Cioè lui sapeva che io avevo una mano di merda. Lo sapeva. Lo sapeva. Girashi, Coughing, quantomeno ci può stare. Possiamo dare la doppia di qua. Questo sull'energia, ci possiamo prendere Zacian, intanto lui è stupito, ci mette un cuoricino, salve anche a lei signor Pippo. Ora, se trovassi un paio di energie, va bene anche Weezing, va bene anche Weezing, dopo si evolve, si inizia a attaccare e si gode, ci sa anche lo switch. Intanto se iniziasse a benciare un po' di roba si potrebbe capire cosa gioca, Cristo di fuoco, ok. Mette Cramorant. Ti prego, non avere switch. Non avere switch. Non aveva switch. Aveva retino. Dio, Dio. Dio. Oh no. Cioè, ti prego, io avevo top teccato Weezing. Cioè, io avevo Weezing in mano, te mi fai Cramorant. Scommettiamo la top deck mio. Un altro switch. Va bene. Allora, ragiona. Dobbiamo per forza fare così. Che mano di merda. Cioè, non mi devi costringere a fare Welder da uno su Marcello. Cioè, veramente. Io devo solo trovare Rapidash e iniziare quantomeno a dare una botta su Cramorant. Una volta che l'abbiamo indebolito, si temporeggia, si cerca qualcosa. Mettete Denne.
Ok, Deden ci piace. Sono premi, non dico facili, ma comunque non ci dà noia perché sta lì, mette la stadio. Ci può piacere per pescare, nel caso trovassimo qualcosa, scarto uno, pesco due e si fa Welder da due. Scarta Marcello, ci piace assai. Probabilmente giocherà a tre stadio, quindi dobbiamo cercare anche le nostre. Mewtwo, si prende Welder. Cioè io come faccio? Come faccio che lui ora si riprende altre due carte? Però scusate, lui ha fatto Mewtwo e poi fa Capture Back, quindi non va a top deckare Welder, a meno che non se la riprende di Cramorant. È stata un po' una mossa, cioè, molto marzulliana. Aveva paura di non avere Welder nel mazzo, ne hai tirata una sola, mi sembra un po' strano che tu abbia tre Welder nei premi. Ok. Comunicazione, ce l'abbiamo. Allora, si fa comunicazione su Weezing e quantomeno un base lo prendiamo. E ci andiamo a prendere giustamente Rapidano. E questo nostro Little Pony si fa di così. Si va a prendere anche un Weezing. Tanto non penso giochi Mary, visto che gioca fuoco. Poi stadio su energia. Se ne pesca due. E ok, poi si weldera, forte e chiaro, si weldera, signori. Oh, finalmente un altro base, Cristo Dio. Poi, buttere via un boss, non mi piace averne così. Si prende Mew, così impara, signor Pippo. Vai, questo si mette, si switcha. E gliene diamo secche. La bomba gliela diamo, per sicurezza io non so se ci dovesse calare un Baby Blown, un Reshizard, qualsiasi cosa, voglio andare così. Intanto questo glielo levo. Potevo aspettare anche il turno dopo, però troppo tardi, troppo tardi. Via, 100 danni su Cramorant. Visto che c'era 200, si porta a 100. Switch su Jirachi, giustamente, si andrà a prendere cosa? La Welder che gli manca. Però se ci dovesse fare 160, vediamo. Lui comunque potrebbe avere anche paura di attaccare con un altro Pokémon. Non lo so, se magari bencia qualcos'altro per fare Welder, potrebbe avere paura perché si becca 100. Reshizard, ok. Se non ha modo di ritirare questo Jirachi, cosa che spero vivamente, gli andiamo a dare una bella botta su quel Charizard. 1, 2... Ci fa il GX da 200, non gli basta, si becca 100, Altra energia. Secondo me ce lo fa. Secondo me ci fa 200 ora. Però spero ovviamente che non attacchi, perché io così posso dargli una bella botta. Deden ancora, fermi tutti, ci piace. Butta via un'altra Welder. Anche perché ormai è già settato, che deve fare? Signor Pippo si svegli, grazie. Retino, ci sta. Ci attacca. Ah no, ha levato Mewtwo, attenzione. Si riprende la Welder per dopo. Io forse avrei levato Jirachi, però comunque va bene anche Dio sì. Boss Order per dopo. Ci va a fare KO Zacian, giustamente. Giustamente. Allora, visto che ci va a fare KO Zacian, io comunque questa gliela devo dare. Questa gliela do, questo si evolve, o magari ci fa KO Mew, non lo so. Io voglio fare boss su Deden, tanto non abbiamo aiuti da fare. Perché lui ha buttato via tre retini, uno switch. Boh, vediamo un attimo, magari gli faccio sprecare un altro switch. Bilancia corno. Allora, io ti metto tutti i danni qua, 170. Se ci fai oltraggio ci fai 200, quindi non andiamo KO. Ci fai il GX, non andiamo KO. Però se ci fai 230, ben sì che vo KO. Switchino, ok. Però quantomeno non fa Jirachi.
Cristo di fuoco. 1, 2, 3. Ora fa Welder su Cramorant. Poke Gear. Io se riesco a fare un altro po' di danni per far arrivare Charizard a 40 di vita e anche Cramorant, ovviamente, io me la sento. Me la sento. Colpo fiammante, 2,30. Altri due premi per il nostro amico. 1 e 2. Oddio, un danno se l'è preso. 1, 2, qua tutti danneggiati. Ok, ci può stare. Ci piace. La città polare se chiama. Lui c'ha 90, ora si fa 40. Non bastano, però comunque io gliela metto. Se poi la leva, sti gran cazzi. In qualche maniera si farà. Lui 2,30 non ce lo può fare. Ci farà oltraggio, ci farà un KO immondo. Però 40, 20 a tutti. Altro danno. Lui, se non sbaglio, dovrebbe avere 40 pari. La svolta. Fermi tutti. Fermi tutti. Reshizard non può attaccare a meno che non ci abbia la stadio in mano. Cosa molto probabile che tu abbia. Se ritira 3, Welder su Cramorant è briaco, però potrei dare 2 danni con Mew e non attacca più neanche di Cramorant. E sarebbe incredibilissimo, cioè potrei gaudere. Lui sta pensando, perché ci è rimasto abbastanza male di questa mossa, eh. Welder, alla ricerca della stadio, vediamo un po' se la trova. 1... 2 giustamente su Cramorant, visto che è l'unico che può attaccare. C'ha 60, ritira 3. Molto greve, fermi tutti. Vediamo cosa fa. Retino. Retino su Mewtwo per rifare Welder. Oh ragazzi, retino su Mewtwo. Ora non ha più retini. Welder, ok. Colpo sputo. 160, scarta tutte le energie. E qui bisogna provarla di così. Città polare again, ci piace, vai. Questo si fa boss e Welder. Mew e sono 1, 2 e 3. Ora lui neanche può più attaccare, quindi puoi fare Welder, però se non trovi la stadio sei nel letame più fetente. I retini li ha giocati tutti, quindi quel Mewtwo non lo leva più. Lui è benchlockato. Non può mettere altri Pokémon che possono attaccare. Lui può solo levare la stadio. Oddio, potrebbe essere incredibile. Energia. Quindi che fa? Ritira e prende Girash, per forza. Giusto, giusto, alla ricerca della stadio. Però spero che non abbia Switch, perché i retini li ha tritati tutti. Focolare, ovviamente, ce l'ha. Ed è una mossa onesta. Scarta il Poke Gear. Tanto ormai Welder, sti cazzi. 2 energie. Saldatrice. Vediamo se fa saldatrice su Reshizard. Ok, 1, 2, 3. Se ne pesca altre 3. Faccina triste. Godo. Godo che non hai Switch. Noi ci abbiamo Welder. Facciamo così. Questa se ne leva. 1, 2. Dobbiamo inventarci qualcosa. Questa te la metto. Poi farei Welder da 1 su Zacian. Vediamo se troviamo un'altra stadio. Ok, Sbugba e Ala. Lui non può attaccare. Io potrei anche fare Zacian e pescare, eh. Non sarebbe male. Vai, spada indomita. Tutte energie troviamo. Tutte energie, neanche un base. Deten c'ha 120, ma tanto non c'ha energie Aurora, volendo. Pregiopol. Tanto non puoi benciare niente. Reshizard. Io a sto punto non ti voglio neanche fare KO. Voglio solamente stallarla con la stadio. Scarta Reshi. Prende Oricorio, che andrà a scartare sicuramente con qualcos'altro. Poke Gear. Un'altra Welder. Lui sta cercando l'altra stadio. Ha buttato via 2 focolari. Secondo me ne ha 2. Cioè ne ha 3 in totale. Perché ho visto che giocava Marshadow. Quindi non penso giochi 4 stadi.
Quindi in teoria siamo avanti noi. C'ho Sbugba e Ala. Eccolo lì, lo volevi, lo volevi. Basai non ci fa boss. Che se ci fa boss, però a parte ha fatto Welder. Ci leva la stadio. Contento come una Pasqua. Vediamo se c'ha switch e scarta Blown. Pesca due. Cioè meglio, due energie. Se ce n'è ancora. 1-2. Ok, è triste, non ha switch. Fermi tutti, la svolta. La svolta, secondo me non ha switch. Energia su Cramorant. E si gode, fermi tutti. Ano normale, doppio effetto. Coughing, Wheezing, ci sta, ce le riprendiamo. Doppia energia, non si sa mai. Sbugba e Ala. Cerco solo la stadio. Città Pornoale. Mamma mia, signori. Secondo me fra poco quitta. Secondo me fra poco quitta. Io pesco. Pesco Indomito. Ok, il base ce l'abbiamo. Per dopo. Io non devo far niente, perché se dovessi fare KO Reshizard e Cramorant, faccio solo 5 premi. Lui non ha niente, basta che faccio pesco passo. Io ho un'altra città polare. Volendo posso fare Eldegoss, Guzmaiala e mi rifaccio città polare. Cristo Dio, abbiamo vinto, non ci credo. Mamma mia. Ragazzi, questo video merita un like. Se non mettete mi piace, ragazzi, vengo da voi, vi stacco la presa del computer. Non è una minaccia, è un consiglio. Detto questo, io vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto questo mazzo. E io vi mando un bacio incredibile. Vi ricordo, seguitemi su Instagram, riccabroz. E un consiglio, che Godezio sia con voi. Vediamolo. Cioè, io stasera non sono andato dagli altri miei amici perché giocavano a Path of Exile. Allora, mettiamo Salamandra, Energia, Zacian. Esatto. Zacian o dovrei metterlo per te? No, tanto ci sa. Quanto ci ricapita? Allora, vieni. Che ora siamo partiti forte. Dio proprio. Io consiglio, ti do ricca, fai capore tazzine se te le metti, fregatene dei coniglio. Intanto una l'ha buttata, lui non sa che... E ora intanto gli faccio buttare... Lui non sa che già l'ha fatta. Vabbè, buttala. No, ma che le dico, ai cosi, ai sinistea, fagli capo. Sì, ma se trovassi la guerra... E ogni turno fai capo in sinistea. Con mio... Quando sono finito i venti, ti attacca più. Allora, no. Così. Città porno. Ah, ma non c'ha l'attacco da uno? No, da tre, per questo c'ho la welder. Welder. Porco. Va bene. È solo tipo, devi fare un mazzo di merda così. L'ho sognato la notte. Mi sono sognato la lista. Ma la gente può attaccare di notte. Ma che non puoi attaccare? Attaccami, storzo. Ma la gente. No, davvero ho segnato la Non ci credo. E ha buttato anche un'altra tripla. Vai. Tre triple, una doppia. Vieni, Godenzio. GG Batman. GG Batman. Testa. Linklan GX lo sta per fare. Si è accorto dell'errore? Oddio, ma sei sicuro che sotto i 40 KP? Cosa dice la città 40 polare, i Pokémon che hanno 40 o meno? Lui c'ha 40. Cazzo, veramente. Grevemon. Stop tech la weather, ho vinto, dai. Batman, bravo. Di fuoco era Cristo di fuoco. Questo Mew lo metto perché ci può servire. Prima è quello che ha fatto più danni. Vabbè, ormai a gioco senza Welder. E meno male ne hai 4 nel deck. Martello di martello. Gioca martello in
in festa dei cazzi. Dopo si deve guardare il suo cazzo di deck per capire. Attenzione, retino, butta la doppia. No, bisogna, bisogna guardare. Non ci credo. Bisogna guardargli il suo deck. Bisogna per forza guardargli il suo deck. Intanto è più forte di te. Lui ha finito le energie, però. Gioca anche qua... cosa? Cosa hai visto che fa ridere? Ah, Sbug Baiala. Ma che cazzo sta giocando? Ma che cazzo sta giocando? Cioè, con quanta energia è rimasto? Tre, mi sarà rimasto tipo... Due, tre. Quattro energie. Cioè, no, quattro energie. Tre. No, tre. Quattro, cinque. Sei, o sette. Tre o due. Mi gioca altre due doppie. Due doppie o due... O due doppie, una qua... la tripla. Ti prego, Gesù. Ti immagini a segnare l'energia di mano base... Ora fa web. Cioè? Vabbè, sì, no, vabbè, ma c'è la mamma è puttana. Se gioca tre martelli, invoco Brian. Quanti danni fa? Uno. No, due, no, dopo, tre, quattro, dopo ti rompono le scatole, ti urlerò contro. 120, non dai. Non devi andare avanti e bisogna guardare per forza il mazzo di questo. Ok, quello. Welder. Cristo. Vai. Scambio! Vai, sì, disattivalo. Glielo disattivi. Senti, lo metto Coffin, non si sa mai, questo si libera. Mettigli. Non avrei trovato Welder neanche in due mani, No, ma complimenti. Uno, due. Disattiva, glielo vai. Tre. Vai. Ragazzi, Mew è il Pokémon più forte contro Medparty. Cioè, non ci riesce a fare Madonna. Welder, è già due partite, non si vede Welder. Non si... Cioè, te glieli fai l'attacco. Lo sai, non disattivagliele entrambi poi. Li volevo mettere, non mi ricordo se l'ho messi oppure no. Amo, vabbè, amo normale già ci sta. È ora se ne accorto, deve riprendere questo. Attenzione, cosa butta un'altra doppia? Ho visto roba, un great catcher. Yes. L'hai voluto. Okay. Si accorgerà che non può attaccare nemmeno con Poltergeist. So grave. Che cazzo è questo coglione che gioca a retini e i martelli dentro al coso, al Mad Party? Perché se fa retino su Poltergeist, no, gli rimane in mano la scarta. Boh. Ora guarda, noi si potrebbe vincere anche solo facendo... Vabbè, tavola. Energia. Tavola di... Ah, si è accorto della cazzata, si è accorto. È giusto. Io dopo metto Coughing con la bomba. Potrei anche confonderlo. Così se si confonde non attacca più. Ma te gli disattivi di tutte di più a breve. Se mi riesce a attaccare, sì. Devo trovare solo la Welder, Cristo. Non è che mi ci vuole tanto. Ho la Welder e attacco con lui. Se Mary? Mi facesse Mary non è che mi farebbe schifo. Che cazzo gioca l'avversario? 3. Debolezza 300. Ah, mettiamo Coughing, vai. Welder? Fanculo. Io inizio possiamo a caricare farlo. Dietro questo, si fa di così e anche di cosa. La Welder niente, non ce n'è, ma l'ho messa. Così nel frattempo inizia a picchiettare quelli dietro. Questo muore. Cioè se non mi attacca, cosa molto probabile perché ha finito le energie. 4, 5, 6... Non può attaccare questo turno. Sì, vabbè, martello dai, di rompente, ma da è Waroma ancora. Ha finito le cioè, nel momento che fai il primo attacco di coso. Ok, lui è praticamente finito. No, tu hai vinto. Energia, scambio e via. Hai disattivato per esempio le due tazzine, la tazzina dietro. Cioè l'attacco tuo da 3 2 6 7 8 160 non serve granché. Io voglio liberare tutto.
Guarda che c'è la città polare, se appena attacchi te lui non può più attaccare, eh? Lo so, ma... Poi se c'è la web... Ce n'era 4. Fermo, guardiamo il mazzo suo, fermo. Olè. Vai. Che cazzo gioca? 2 di denne? Va avanti, Denne così importantissimo. Un solo importantissimo. Rhyme. Un solo. Se... Esportalo. Esporta quel mazzo. Esporta il mazzo, per favore. No. Non è da mettere, insomma, capito. Secondo me hai Milomand. E già il fatto che non ho un base. Però possiamo dare energia. Come è ricca. No, è un mi piglia per culo, sono serio, io dico per te. E certo, il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Quindi se domani, se arrivi a un certo punto che sei vicino, fidatevi, ma ci sta. Allora, Ricatene del boss, ascoltami. Tempo ne è passato, siamo ancora qua. Io tifo la Ciprato, la Troia di Tomà. Ole ole ole. Ma prendo io te lo chiedo così per sport, ma perché adesso non sto vedendo. Ma ti faceva tanto schifo prendere 2 premi gratis su quel cazzo di coso da dietro? Sì, non ha senso, si può fare dopo. Io voglio fare rapida, cioè non mi interessa fare il danno su quel kit e muro. Ti manca comunque l'energia. Ma che è su quel kit e muro? Non c'è energia su Cramorant, visto non l'ho pescata, era un rischio. Tanto vale caricarne 2. Ora, ma se Cramorant muore, io c'ho Coughing. Coughing muore perché fa 120 e 120. Perché sei un coglione. Coglione. Giochi Welder e non credi in Welder, cioè, controsenso. Certo, perché è un mazzo psico. È un mazzo psico che gioca Welder, non ci crede. Che cazzo è questo? Che cosa fa? È la madonna putt... La capacità di base quando è attivo. Dei base che non sono ruler box. Merda. Dei base non... Porco dio. Perché anche me è grosso. È grosso come un cazzo nero. Che cazzo fa? Non attacca nemmeno. Costa le energie. Allora, vai, fa poche gear. Poche gear. Io faccio poche gear su Salamandra. Non me la sento. E su Salamandra? Perché comunque lui può attaccare dopo. Con Cramorant poi prendo Mew e il Cristo di Re. Cioè, non mi interessa adesso fare i premi su Deden, sti cazzi. Io punto a fare 6 premi su 1 e 2, boh. Cioè, in teoria dovrei giocare col Pony. Questo che premi fa ovviamente... lui fa 120-120, lui cosa c'è? Resistenza. Ma non viene applicata in panchina, quindi ti becchi 2 schiaffi da 120 puri. 1... Riproviamoci.
Però no, la belpe. Però prima o poi qualcosa uscirà. Tanto la fa Mary. E se ti fa Mary, ciao mamma. Aia! Ciao mamma puttana. Questo fa 130 esposte energia da quel. Da questo Pokémon. Quelli in punk. Greve. Di Urshifu. Passato, ma siamo ancora qua. Io tifo la Ciprato, la Troia di Topa. Ole ole ole. Ole ole ole. Vabbè, ole, ci dai ole, il tempo ole, di mettere ole. Mio. Almeno. Jiraki. Jiraki. Già, lui c'ha debolezza. È ben sbloccato. Greve. Debolezza da cosa? Da Weezing. Vabbè, fa 80. Però gli farebbe bei danni. 60 più 30 in più per l'energia assegnata dal Pokémon attivo. Ne avrebbe 3. 60 più 369, 150 farebbe 300. E il che non basta. Sei ancora vivo? Ok. Allora, con Sbugba potrei prendere un'altra doppia. Però aspettiamo. Facciamo Catturbecco, ci si prende Welder ed Energia. E vediamo se ci fa Mary. Sono rovinato. È cristodiano. Mi sa che lui male. Guarda, avevo doppia energia. Ma se io ritiro a mano inizia a fa 30. E come ritireresti a mano? E questo ritira uno. Energia e 30 su tutti. Scusa. Se no do l'energia. Già. Facciamo così, dai. Perché? Facciamo così. Sì. Non puoi avere quella merda all'infinito, dai. Welder da 1 mi basta. Switch ce l'ho in mano. Insomma, ritira uno. Facciamogli sprecare una stadio, dai. Sai cosa ti fa? Ti Mary. Mette a 100, ti mette a 40 HP quel rapida, se te dici bella la stadio, voglio. Grave. Mon. Ma questa si chiama Stellar Stella Fair. Ecco, su Salamence. So grave. Ci piace, fermi tutti. Fermi tutti. Devo fa così. Oppure fare prima Welder e potrei trovare il switch. Su. Dovresti fare Welder da 1 su quello. Questo qua. Cioè, in base alla sua risposta a te metti qualcosa. Io devo uscire di questo per forza. Senza rapida è inutile ora. Cioè è l'unica mossa che devo fare. Iniziare a picchiarlo. Lui c'ha debolezza, cioè, no resistance. Lui è lurkato ora. Se mi fa 120 e 120. Ok. Devi per forza uscire 120 e 120 te li puoi fare. No no, io potrei attaccare questo dietro. Questo davanti sti cazzi lo attacchiamo dopo. Tanto è indifferente. O no? Posso dare 100 qua? Sì.
Tanto lui vuole adesso ritirare questo e fare 160 di qua. Perché sa, se me lo metto attivo rischia il KO. Perché a me la cosa buona è cioè riuscire a far fuori questi due, siamo a posto. Non mi interessa più di tanto il resto. Però te non hai grossi danni da 100, a meno che non riutilizzi quel... L'unico è Cramorant, oppure fare 160 di Salamence. Anche. Qualcosa oppure di oppure 80. Ti chiede fai 80 bar. Cioè lui ha usato Dandel, greve. Lui gioca Dandel. Ti ha giocato Dandel solamente. Senti, questa per la farci. E gli fa danno, gli fa danno davanti, l'energia dalla Salamence. Potrei anche fare boss visto che non ha switch. Incredibile. Assurdo.